Sono arrivati a gruppi, qualcuno anche da solo, come tanti rigagnoli diventati un fiume e poi un mare, di colori, di braccia alzate, di luci sfavillanti, che hanno acceso le tribune e la platea del Mandela Forum di Firenze per il 21esimo meeting dei diritti umani organizzato dalla regione toscana. Alla fine sono diventati migliaia, 8.000 studenti da 85 scuole medie e superiori di tutta la Toscana, arrivati anche dalla Garfagnana e dall'Isola d'Elba. Per tanti una levataccia, ma irrinunciabile per partecipare ad un appuntamento che si ripete dal 1997 e che 20 anni dopo è stato dedicato al tema diversamente uguali, ovvero tutte le sfumature della disuguaglianza economica, di genere, tra ricchi e poveri, tra italiani e stranieri, tra generazioni lontane tra loro, ma con un denominatore comune, l'uguaglianza di tutti nei diritti. Un punto fermo che i ragazzi hanno ribadito subito con i tanti striscioni appesi alle tribune e spiegato nel kit consegnato loro all'ingresso, un libretto aperto da una frase di Nelson Mandela e contenente tutte le informazioni sulle opportunità offerte ai giovani dalla regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo, che proprio all'inclusione e alle pari opportunità tra formazione, orientamento al lavoro, tirocini e servizio civile orienta la propria azione, ma anche una copia della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, firmata nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e una della Costituzione, perché proprio con la lettura di alcuni articoli della Costituzione sul palco dell'evento si è entrati nel cuore della giornata, che ha affrontato tre temi: povertà, migrazioni e violenza di genere. Quelle pagine scritte dai padri costituenti dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ha detto ai ragazzi il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, devono essere attuate ogni giorno. Ma ci sono dei valori come quelli costituzionali, che sono valori imperituri, perenni, sono il vero programma che non si cambia del nostro paese, sono appunto quelli riconosciuti nella dignità sociale. Parliamo spesso di eguaglianza, di solidarietà, di... Vorrei questa volta dire due punti che mi sembrano decisivi. La Costituzione riconosce la dignità sociale. È singolare che anche la stessa Costituzione dell'ONU, insomma la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, riconosca la dignità sociale. Che vuol dire? Vuol dire che una persona porta in sé un diritto al rispetto in quanto persona che nessuno può violare. Eppure la dignità sociale è violata sempre di più proprio dalle disuguaglianze messe a nudo dagli stessi ragazzi delle scuole, che nel corso della giornata hanno presentato le loro canzoni e i loro lavori teatrali. Un italiano su tre, il 30% del totale, è a rischio emarginazione e povertà. Lo stipendio medio delle donne è quasi la metà di quello degli uomini e chi vive in famiglie svantaggiate rischia 8 volte più degli altri di rimanere indietro, addirittura nei livelli minimi di competenza nella lettura. E proprio dall'educazione si parte per spianare il campo ai diritti umani. Il valore dell'educazione è un valore fondamentale, è fondamentale sui diritti, è fondamentale per il sapere, è il fondamentale per creare i nuovi cittadini, è fondamentale per creare coloro che, i giovani che si pongono su un mercato che ha bisogno sempre di nuove competenze e conoscenze. Conoscenze che i ragazzi presenti al meeting dei diritti umani hanno sfoderato esibendosi sul palco, come hanno fatto tra musica e performance teatrali gli studenti dei licei musicali Niccolini di Livorno, Carducci di Pisa e Passaglia di Lucca, del Ponte Ormo di Empoli, del Marco Polo di Firenze, della seconda sezione accoglienza del carcere di Prato e della Don Milani di Sinalunga. Tanto impegno per raccontare quello che del mondo secondo loro va cambiato, che si tratti di bullismo, cyberbullismo o violenza di genere. Quest'anno abbiamo cercato di farlo anche attraverso dei linguaggi nuovi, perché però sono linguaggi che sono molto vicini ai ragazzi, cioè la musica. Alcuni ragazzi, una settantina di ragazzi di licei musicali della Toscana, hanno scritto i testi e scritto le musiche di alcune canzoni che trattano appunto del tema della violenza. Sono i giovani che sono consapevoli, hanno riflettuto su questo tema e raccontano questo tema ai ragazzi, agli altri ragazzi, proprio per renderli consapevoli. Per i ragazzi che hanno lavorato a lungo in classe con i loro insegnanti sui temi delle disuguaglianze e dei diritti, il meeting è stato il luogo di restituzione di lunghe ore di impegno e di lavoro. È un modo diverso di fare scuola questo, no? Si trovano tutti insieme e i ragazzi poi sono molto
migliori di quello che si pensa. A volte siamo noi a, come dire, a rovinarli o a dare per scontati certi meccanismi. Quando a loro si presenta la giustizia con la G maiuscola, no? Quindi i nostri valori costituzionali che sono alla base di tutta poi il nostro ordinamento legislativo, loro li accolgono. Abbiamo chiamato questa giornata diversamente uguali, perché a noi piacciono tutte le forme di diversità. Il problema, questo è il senso della giornata, è che queste diversità dovrebbero essere compensate dall'uguaglianza nei diritti, ma secondo i dati Oxfam presentati sul palco del Mandela Forum, nel mondo l'1% della popolazione resta più ricco del rimanente 99%. In Italia i più ricchi in 10 anni hanno aumentato del 50% il proprio benessere e la forbice rispetto ai poveri continua ad allargarsi. Di fronte a questi dati, che sono dati che ci dicono di un divario che si allarga, che cosa possiamo fare? Possiamo fare molte cose sul piano anche dell'interlocuzione con chi può decidere le politiche che frenano o aumentano questa diseguaglianza, ma possiamo fare anche tante cose sul piano culturale. E questo è il senso del meeting dei diritti umani, un percorso che ha il suo culmine, ma un percorso lungo tutto un anno, nel quale 8.000 ragazzi nella regione toscana hanno potuto non solo analizzare i dati di una diseguaglianza che cresce, ma anche capire quali sono i comportamenti collettivi ma anche individuali che possono frenare questa diseguaglianza. Un'equità che gli studenti hanno chiesto a gran voce anche davanti all'ombra sempre più estesa dei muri minacciati o costruiti nel mondo, che siano fisici o mentali. In una giornata che ha ricordato anche la battaglia vinta da Nelson Mandela contro l'apartheid, un contributo da questo punto di vista è arrivato dalla storia di Azzurra, vincitrice del concorso di ari multimediali migranti, che ha attraversato il deserto africano passando da un trafficante all'altro fino alla traversata agognata del Mediterraneo. It's a diary for more like all the events that has been happening in my life. È un diario in cui racconto gli eventi della mia vita e di quella degli altri. Racconto le sfide, le priorità, le cadute e le risalite. È una storia di vita. Ecco cosa ho scritto. Ai ragazzi racconto le parti, quelle positive della mia storia e spiego loro di non arrendersi, mai, perché io non mi sono arresa. E alla fine ce l'ho fatta. Ma dirò loro anche che la vita non è sempre semplice. Non ti dà quello che vuoi tu, ma quello che vuole lei. E tu devi afferrarlo e cavartela nonostante tutto. It gives you what it wants and you have to take it and use it to your advantage. E se le parole contano, contano tanto anche le immagini, come quelle del fumettista Lelio Bonaccorso, impegnato a tradurre in disegni estemporanei il clima e i momenti del meeting e che con il suo lavoro ha documentato il dramma dei migranti dopo averlo toccato con mano sulla nave di salvataggio Aquarius impegnata nel Mediterraneo. Quello che abbiamo visto è uno scenario non molto conosciuto, purtroppo, molto tragico. Molto tragico. Si sta verificando, per capirci, un altro olocausto. Parliamo di decine di migliaia di persone che muoiono sia in Libia, che è un paese nel più totale stato di caos, anche dobbiamo dire, anche per responsabilità italiane. Mi dispiace dirlo, ma è così. E in mezzo al mare, quando si parla spesso di barconi o di gommoni, non ci si rende conto che sono come dei canotti pieni di gente, per la maggior parte donne e bambini piccoli, che se gli va bene vengono recuperati, altrimenti o muoiono annegati perché questi gommoni affondano inevitabilmente perché sono fatti per durare poco, oppure vengono ripresi dalle autorità libiche, riportati indietro e chiusi in questi lager dove muoiono di stenti, oppure sono venduti ai trafficanti come schiavi e fanno la fine che fanno. Sotto gli occhi degli 8.000 studenti che non hanno mai perso l'attenzione nella lunga mattinata al Mandela Forum si sono dipanate anche le storie di chi ha subito la violenza del bullismo e del cyberbullismo riuscendo a sconfiggerla e delle donne che hanno dovuto affrontare stupri e aggressioni. I numeri resi noti sono impietosi: 6.788.000 donne vittime di violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita, il 31% delle quali tra i 16 e i 60 anni, per non parlare di quelle uccise quasi sempre tra le mura di casa. A rompere gli stereotipi, le ragazze del calcio a 5 femminile salite sul palco tra gli applausi dei coetanei. È un pubblico ben diverso, sinceramente mi tremavano le gambe, non sono abituata e è un palco molto ambito, mi piace anche molto cantare, chissà in futuro magari uno
ci viene anche in altro ambito. Per ora però il campo è ben diverso, è una tremarella differente che poi già il fatto di essere in campo te la fa passare. Qua era un pochino più difficile, ma diciamo è stato un intervento breve e ce l'abbiamo fatta. Questi ragazzi ci hanno chiesto solo un aneddoto da raccontare negli spogliatoi, di qualcosa che può accadere di simpatico, quindi abbiamo raccontato un aneddoto. Tanto impegno insomma, ma anche tanta emozione per i ragazzi che hanno voluto raccontare attraverso la loro esperienza con la musica, con la recitazione e i loro coetanei le loro idee per un mondo in cui i diritti siano finalmente rispettati. È stata un'esperienza nuova e secondo me importante, perché possiamo studiare in molti modi, però sicuramente è più divertente studiare così che sui libri. Parlare diciamo a circa 8.000 persone, ci vuole diciamo un po' di coraggio per parlare davanti a 8.000 persone ed è stato molto bello. All'inizio terrificante, ma poi ci siamo sciolti. Bisogna ricordarsi sempre diciamo le cose che abbiamo fatto durante le prove e però appunto, come diceva lei, è molto differente quando siamo davanti al pubblico. Però è anche bello perché comunque siamo giovani e parliamo ai giovani, quindi di conseguenza è una diffusione di una cosa comune ed è importante. Alla fine, la premiazione dei video realizzati dai ragazzi sui temi di uguaglianza e disuguaglianza è l'augurio del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani a tutti i ragazzi perché possano vivere e costruire un mondo migliore. Poi, proprio come Diana Winter aveva aperto la giornata intonando Imagine di John Lennon, il pratese Francesco Guasti l'ha chiusa con la sua Universo, tanta musica per spianare la strada dei diritti.